trattamenti dell'artrite idiopatica giovanile sono per fortuna oggi numerosi e si differenziano in base al tipo di malattia. Per delle patologie limitate, cioè con solo una o due articolazioni affette, il trattamento di scelta è un trattamento locale. Andremo quindi, per esempio nel caso di un ginocchio gonfio, ad aspirare il liquido presente in questa articolazione e ad iniettare poi il farmaco, che in generale è un cortisonico di lunga durata, che può spegnere l'infiammazione a livello locale. Esistono poi i cosiddetti antinfiammatori non steroidei, che sono un po' tutti parenti, anche se lontani, dell'iniziale aspirina che si usava un tempo, i quali vengono utilizzati per spegnere l'infiammazione o per cercare di diminuirla in tutti i tipi di artrite idiopatica giovanile. Il cortisone, che una volta purtroppo era l'unica cura, è stato quasi soppiantato, se non nelle forme sistemiche. Abbiamo tutta una serie di altri farmaci, alcuni già approvati, altri in fase di studio, altri in via di sviluppo, che sono essenzialmente chiamati farmaci di fondo o farmaci di seconda linea. Il principale dei farmaci antireumatici di fondo viene chiamato metotrexate e viene somministrato per le forme refrattarie alle infiltrazioni o agli antinfiammatori non steroidei o per le forme molto aggressive di artrite estesa a molte articolazioni. Purtroppo anche questo a volte non è sufficiente e dobbiamo allora passare a farmaci ancora più avanzati. Abbiamo la fortuna oggi di poter disporre dei cosiddetti farmaci biologici, che in realtà di biologico hanno poco, sarebbe preferibile chiamarli biotecnologici, in quanto vengono prodotti con tecniche di ingegneria biologica, genetica e molecolare, a partire per esempio da linee cellulari, e è proprio la ricerca che ha portato a scoprire alcuni bersagli presenti nel nostro corpo che, se bloccati, diminuiscono la risposta infiammatoria. L'avvento di questi nuovi farmaci, che risale essenzialmente a una decina di anni fa, ha rivoluzionato la prognosi dei nostri pazienti, in quanto non vediamo praticamente più delle disabilità profonde, i bambini e i ragazzi in carrozzina o con le stampelle che vedevamo frequentemente un tempo non sono più visti negli ambulatori di reumatologia pediatrica, anche grazie a questi nuovi farmaci.